Santa Paolina, paese del tombolo del greco di tuffo, come leggiamo dalla tabella di benvenuti, con poco più di 1200 abitanti, apre le braccia e si prepara ad accogliere le famiglie afghane. Ancora prima dell'intervento della prefettura, il sindaco Rino Ricciardelli aveva offerto al ministero la disponibilità del comune per ospitare i profughi. Attraverso il progetto SAI abbiamo dato subito la disponibilità ad accogliere queste famiglie africane. Devo dire che la comunità di Santa Polina, questa amministrazione, non è nuova a questo tipo di esperienza. Noi qui a Santa Polina da diversi anni abbiamo attivo lo SPRAR, dove abbiamo accolto diverse famiglie somale, diverse famiglie dalla Nigeria. E devo dire che si sono integrati bene nella nostra comunità, ci sono bambini che frequentano la scuola e questo è motivo di orgoglio per la nostra comunità. Ovviamente non potevamo rimanere indifferenti rispetto a queste famiglie africane. Una comunità sensibile comunque quella di Santa Paolina, soprattutto verso chi è in difficoltà, come adesso il popolo afghano. Sì, come dicevo in precedenza, è una comunità che diciamo, si è sempre contraddistinto nel sentimento della solidarietà. Abbiamo ritenuto doveroso ecco, dare il nostro piccolo contributo nei confronti di queste famiglie che in questo momento vivono momenti drammatici. Come riferito dal sindaco Ricciardelli, Santa Paolina è una comunità solidale da tempo, una comunità welcome, quando l'accoglienza diventa coesione sociale, con gli ospiti inseriti nel progetto SAI e coinvolti anche in attività di laboratorio, di formazione, concorsi da cucina, sartoria, come vediamo da queste immagini di repertorio, impegnati anche ad apprendere la tradizionale arte del tombolo. Dapprima con lo SPRAR, nel 2018, ora con il SAI, il sistema di accoglienza integrato, l'amministrazione di Santa Paolina si è sempre distinta per il suo impegno di inclusione sociale. Attualmente il comune ospita 10 persone, tra richiedenti asilo e rifugiati, tra cui 4 bambini. Ora siamo pronti ad accogliere anche i profughi afghani, assicurano gli operatori della cooperativa Sale della Terra, che gestisce il progetto del SAI. Le finalità del progetto sono quelle di garantire una reale inclusione sociale, che quindi sia volta all'autonomia delle famiglie, così come appunto dei bambini. Ovviamente questo proprio per far sì che le persone possano emanciparsi dal bisogno e quindi superare quella che è la fase dell'assistenza. Abbiamo una famiglia tunisina, un'altra invece della Costa d'Avorio, e altre due nigeriane. Noi svolgiamo attività soprattutto di integrazione dei beneficiari con il territorio e con la comunità del paese, diciamo. Inoltre mettiamo a disposizione una serie di laboratori, che sono il laboratorio di educazione civica, che serve a far acquisire un'autonomia ai beneficiari, anche un laboratorio di supporto alla generalità, perché si tratta comunque di famiglie con bambini, quindi serve appunto a rendere una certa autonomia ai beneficiari. Anche per questo è giusto fare un lavoro di sensibilizzazione anche per la questione dell'Afghanistan. Basta pensare che il 60% degli sfollati attualmente sono dei bambini e quindi è necessario che noi diamo una mano e sensibilizziamo l'opinione pubblica e la comunità.